primo approccio, curiosità, sono venuti tutti del quartiere a dare un'occhiata, a fare un giro. Allora, io mia moglie, che non è mia collega, ma vivevamo già così un po', quindi comprando il massimo possibile al mercato, prodotti sfusi o richiesti, la possibilità di non sprecare sia l'imballaggio che siano vestiti, alimentari, non alimentare. E poi abbiamo avuto la possibilità di aprire un negozio con questo Marco, siamo stati in contatto con loro per 6-7 mesi, vedere un po' dove aprire, quando, com'è, e quindi ci siamo lanciati. Questo è il reparto legumi invece, giusto? Legumi, questo parco. Allora, abbiamo... L'unica cosa è che non abbiamo niente di fresco, certo, tranne le uova. Dopo si va da cereali, riso, legumi, tutto secco per forza, pasta, vino sfuso, oli profumati, farine, frutta secca, colazione. Farine? Sera. Quanti tipi di farine avete? Allora abbiamo, allora, memoria così, noi abbiamo una decina, 15 quasi, quindi dalla farina tipo 0, normalissima, fino all'integrale, poi diverse farine un po' più specifiche, tipo la tamura rimacinata, una senatore di capelli, quindi 2 gradi antichi, quindi prodotti ne abbiamo più o meno, se mi ricordo bene, 900, dentro adesso ci sono 900 insieme, prodotti in totale. Per tutto il franchising, no? Okay. Ha 750. Creato pure dalla NASA, quindi passo dopo passo seguire diverse azioni, poi dopo su questo fatto dipende anche delle normative e della legge. Alcuni prodotti non c'era possibilità di vendere sui, ecco perché ad esempio noi abbiamo alcuni prodotti con il voto rente. Stessa base di quello che si usa per il corpo. Come detersivi abbiamo per i piatti, a mano, sì, il tasso per la rostoviglie. Ah. Poi dopo Marsiglia, Aleppo, sia liquidi che prodotti da 200-300, corpo, mani, capello diciamo, ma una volta al mese così perché dopo se no sono andati diciamo. Poi il tele del bucato, ma sì, è un bucato un po' più floreale, è un bucato da cava, la lava dei gatti, la provvidente, poi ti uso per i pavimenti, la casa in generale. Che è successo con questo flacone? Cioè, è entrato? È entrata la signora, la cliente, con il suo flacone portato da casa vuoto. Io ho pesato il flacone vuoto, ho fatto la gara, l'ho riempito con la provvidente, in questo caso sarebbe potuto essere qualsiasi diversivo per la lavatrice, per i piatti, tutti i prodotti che abbiamo qui in negozio. Dopodiché l'ho pesato pieno e ho visto il peso effettivo del prodotto della signora. Si paga solamente il prodotto senza il peso del contenuto. E adesso dopo ripassa a prendere? Sì, a prendere il nipote a scuola e dopo passa e trova il flacone pronto. Thank you.
barattolo, se uno già ce l'ha, se lo deve portare qui io appresso. Io faccio la ricarica con questo, se qualcuno ha già un barattolo. Quindi diciamo quelli più bravi, tra virgolette, vengono con una borsa di ricarica. Quelli più bravi io non do bel niente. Noi invece dobbiamo spiegare tanto prodotto, perché uno vuole un tè, per esempio, non abbiamo tanti tipi, e quindi cerchiamo di spiegare tutte le specifiche di ogni prodotto. Insomma, molta pazienza per chi compra, ma anche per chi vende. Sì, vi faranno, diciamo, le qualunque domande, le stesse domande.